Foggia Inter. 23 anni, padovano puro sangue, giunto da Taranto alla corte di Sandriani e Stacchini nel novembre scorso, a completamento della cessione ai pugliesi di Murelli, Pellizzaro ha atteso pazientemente il suo turno all'ombra di Angelo Di Livio, di cui veniva considerato il sostituto naturale. Una decina di apparizioni lo scorso anno, un destino che sembrava ripetersi anche in questa stagione, poi improvvisamente la svolta. Di Livio 15 giorni fa passa alla Juventus e per Emanuele Pellizzaro si libera la maglia numero 7 da titolare e diventa l'uomo del giorno. E sentirti chiamare vice Di Livio ti dà fastidio? No, sicuramente è un complimento, speriamo di far bene, ecco, così magari ripetere la strada che ha fatto lui sarebbe il massimo. Lui magari giocava più anche sulla potenza, mentre io sono, penso, un po' più agile, ecco, e il gioco è leggermente diverso, però insomma siamo due tornanti, due abbastanza simili. Adesso che hai la maglia di Livio, il problema principale è quello di tenerla. Sicuramente, è l'unico problema che ho, quella di cercare di tenermela stretta. E come pensi di fare? Ma io da quando sono arrivato già l'anno scorso che impegno sempre allenamento, così cerco sempre di dare il massimo, poi ci vuole anche un po' di fortuna, ecco. Il Pisa? Il Pisa è una squadra secondo me buona, che ci darà del filo da torcere, speriamo di fare bene, insomma, ecco. E se arrivasse magari un tuo gol? Serve ancora meglio. Torniamo alla cultura che ha già mostrato nel primo turno quanto sarà appassionante il proseguo del torneo. Occhi puntati sul Comunale di Firenze che si prepara alla prima gara casalinga dei Viola. Già settimana scorsa, stravincendo